Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Come potete vedere, oggi non sono nel mio solito studio perché sono da Play Music Store a Milano. Come potete vedere, sono circondato da strumenti musicali, da batterie, da piatti, da rullanti, eccetera, eccetera. Quindi oggi ho la possibilità di provare tutto quello che voglio. Come potete vedere, ho montato una batteria in realtà di pochi pezzi, ma in questi pochi pezzi ne manca uno fondamentale. Infatti qui non c'è niente perché manca il rullante. Oggi voglio andare a provare un po' di rullanti perché in realtà, come potete vedere, vi faccio vedere, c'è una gamma di rullanti veramente enorme, ci sono più di 40 rullanti, quindi oggi ne proverò 7 diversi divisi in 3 fasce, diciamo, economico, medio e costoso, e così almeno vado a farvi vedere tutte le particolarità in base a questi rullanti che in pratica sono quelli che mi sono piaciuti di più. Quindi mando la sigla e poi partiamo. Quindi partiamo dalla fascia, diciamo, economica. Vi faccio sentire 2 rullanti che sono quelli appunto che mi sono piaciuti di più tra quelli economici, quindi siamo sotto i 100 euro. Voglio partire da questo Gretsch in pioppo da 12x5,5, che è un rullante molto particolare. Di solito si parte sempre da rullanti da 14 pollici, eccetera. No, oggi voglio partire da un rullante diverso dal solito, quindi vado a montare questo rullante sul mio reggi rullante e ve lo faccio sentire subito. Come potete sentire, questo rullante qua è perfetto per avere sicuramente qualcosa con un suono super acuto, super tagliente, volendo utilizzabile anche come timbale con la cordiera, oppure senza cordiera se dovete magari andare a fare qualcosa di più reggae style. È veramente perfetto, utilizzabile come primo rullante, appunto se volete un suono super acuto, o come secondo rullante se magari il primo rullante avete un suono medio basso, medio acuto, eccetera, un suono normale di rullante e volete un qualcosa di particolare da utilizzare ogni tanto. Questo è il primo rullante, mentre qui abbiamo un Pearl Export 14x5,5. Secondo me, ragazzi, questo qua è un rullante, sono cadute le bacchette, le appoggio qui, super versatile, che ha una qualità prezzo veramente pazzesca. Sentite come suona questo Pearl Export accordato, comunque anche lui è abbastanza alto. Sensibilità pazzesca, questo è quello che mi fa andare fuori di testa di questo rullante. Ha una sensibilità e una dinamica. Si sente la cordiera sempre, veramente, appunto, la qualità prezzo di questo rullante è pazzesca. E poi ovviamente è super versatile, quindi possiamo andarlo ad utilizzare in un contesto rock, pop, lo tiriamo un po', possiamo suonare funk, essendo così tanto dinamico e sensibile ci possiamo anche fare jazz. Un ottimo rullante, un ottimo primo rullante. Adesso però riporto questi a posto e voglio passare alla seconda fascia, quindi la fascia media di rullanti. Anche in questo caso parto da un rullante molto 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 particolare, questo Peace dal colore veramente interessante. A me in realtà, poi come sapete, chi mi segue lo sa, mi piace un sacco questa tipologia di colore. Questo è un 13x3,5, anche in questo caso con questa seconda fascia, diciamo, vado a provare un rullante un po' strano. Sentite qua.
Ok, allora, questo è un suono veramente strano. Perché è molto acuto, ma in realtà ha un po' di sfumature che non sono acute come quando lo andiamo a suonare col rimshot. Sentite che le ghost non sono veramente così tanto acute. Questo è principalmente il fatto che sia in ottone e quindi abbia queste sfumature un po' particolari. Questo lo rende molto figo nel momento in cui dobbiamo andare a fare qualcosa tipo o di drum and bass oppure qualcosa molto con dove si usano molto le ghost. Oppure anche utilizzato col press roll. Ottimo rullante particolare. Qui se volete una chicca, questo rullante è una figata pazzesca. Andiamo avanti, pigliamo FDP, eccolo qua. Serie Concept rullantone, diciamo in acero 13x7. Questo nero satinato, devo dire, molto interessante comunque. Ovviamente, come sempre, suonare questa tipologia di rullante è molto divertente perché possiamo andare a suonare dei generi molto spinti. A me piace fare un po' di punk rock, diciamo. E questo è super tagliente. I rullanti da 7, da 13x7, come in questo caso, sono molto taglienti, quindi... escono sempre nel mix, escono sempre nel momento in cui andiamo a suonare con una band che mena, in realtà. Volendo lo possiamo tirare ancora più su di intonazione ed esce ancora di più. La figata di questi rullanti qua, come questo qua della Philips, è proprio il fatto che si sentano sempre, in qualsiasi caso. Adesso andiamo a pigliare il Tama Big Black Steel, rullante in acciaio da 14x8, quindi è veramente un rullantone questo, con una potenza pazzesca. Essendo un rullantone così grosso, così profondo, ho deciso di creare il rullante panettone. Ed è perfetto per questo suono, raga, è veramente una bomba, più che altro nel momento in cui andiamo a fare delle ghost, si sente proprio tutta la cordiera sotto. Sicuramente bella presenza e anche andandolo a accordare così basso, abbiamo tanto volume. Il problema tante volte dei panettoni, come in questo caso, è che tirandolo tanto giù si perde proprio volume. Invece qui abbiamo comunque una buona presenza e il suono è ottimo, come potete sentire. Passiamo adesso alla questione fascia alta. Vado a riposare i miei tre rullanti di fascia media e prendo gli altri. Quindi uno è qui, uno è a questo qui. E l'altro è qui. Partiamo dal Ludwig. Allora, qui è un Ludwig 14x6,5 in ottone cromato. Adesso ve lo faccio sentire subito, perché qua, raga, ovviamente il suono e la qualità si sentono. Qui ho deciso di creare un po' un doppio suono, come già successo prima, per quanto riguarda il rimshot e il rullante normale.
Sentite che è molto più basso come intonazione io durante il normale. Questo perché ho deciso di tirare un po' meno le viti sotto, quindi la pelle della cordiera. Sicuramente un rullante super versatile. Vabbè, raga, qua stiamo parlando veramente del top. Possiamo decidere, come in questo caso, di far sentire un po' più la cordiera oppure di renderlo più secco. Però non perde proprio per nulla la sensibilità, sia con più cordiera sia senza cordiera. Veramente un ottimo rullante. Andiamo però a vedere gli altri, perché sono super, super, super felice di farveli vedere. Allora, abbiamo un Tama in acciaio black nickel da 14x6. Questo è della serie Starphonic di Tama, che a me piace veramente un sacco. Ha montato una G1 di Evans. Allora, sicuramente completamente diverso rispetto al rullante che abbiamo provato prima, molto attacco, e mi piace un sacco la questione di questi Starphonic, la questione del cerchio, che comunque è un cerchio di quelli abbastanza bassi e poi con la possibilità di sganciare il cerchio senza dover sganciare tutte le viti. Quindi questa è una cosa in più che hanno tutti gli Starphonic di Tama, che comunque è comodissima nel momento in cui dobbiamo andare a modificare la pelle, andare a togliere la pelle e metterne un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Sganciamo qua e siamo a posto. Ovviamente ottimo rullante, abbiamo la possibilità di modificare il tiraggio della nostra cordiera da tutti e due i lati, quindi lo possiamo tirare sia da una parte sia dall'altra, e questo ci permette di avere la cordiera sempre tirata nello stesso modo sia da una parte sia dall'altra. Questo ovviamente va un po' più su di intonazione rispetto al rullante che ho provato prima, ma adesso c'è la chicca pazzesca. Eccolo qua, ragazzi, Supraphonic. Questo probabilmente lo conoscerete tutti di nome, perché probabilmente almeno l'80% degli album che avete ascoltato sono stati fatti con questo rullante. E allora, questo qua è un rullante da 14x6,5, completamente in alluminio. E ragazzi, questo è il rullante più costoso che vado a provare oggi, quindi ve lo faccio sentire subito. Prima me lo abbasso un pelo e ve lo faccio sentire subito. Raga, provo questo rullante e mi sento completamente a casa. Io non ho questa tipologia di rullante e non lo uso abitualmente, ma nel momento in cui lo suono, mi sembra di averlo suonato da una vita. È pazzesca questa cosa, ma trovi subito il feeling con questo rullante. È come se il suono fosse sempre stato tuo, questa tipologia di suono. Quindi veramente un rullante pazzesco, veramente, vabbè, ovviamente il miglior rullante che abbia provato oggi, devo dirlo questo, però veramente una chicca super, super versatile, lo possiamo utilizzare ovunque, in qualsiasi tipologia di musica, dal metal al jazz, e ottimo rullante, ecco perché è il più registrato di sempre. Quindi ragazzi, con questo la finisco qua. Io voglio ringraziare tantissimo Play Music Store qui a Milano per avermi permesso di creare questo contenuto qui in mezzo a tutte queste batterie. Ovviamente tutto quello che avete visto oggi, che ho provato, eccetera eccetera, questa batteria con una Crystal Beat di Pearl e tutto quanto, lo trovate qui sotto in descrizione per avere tutte le informazioni che vi servono. Quindi grazie mille ancora Play Music Store per tutto questo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!